Bene, siamo con il sindaco di questo borgo incantevole. Questa rievocazione storica ci ha riportato indietro nel tempo con i sapienti costumi della sartoria abruzzese, di René Bruzzese, ma anche di Pino, dell'Unicram. Quindi veramente una bellezza vivere il borgo così, con questa rievocazione, no? Con questi abiti. E poi soprattutto abbiamo eletto la dama del borgo 2023. Di sicuro un'emozione particolare, un'esperienza bellissima vissuta anche quest'anno qui nel borgo di Condoianni. E poi, che dire, quest'anno abbiamo avuto, come ogni anno, una bellezza particolare, no? E la scelta della giuria è caduta quest'anno su Maria Monteleone, che rappresenta proprio Condoianni, perché lei abita qui a Condoianni, quindi è espressione proprio di questo borgo. A maggior ragione è ancora più emozionante. È vero, è vero. Allora, grazie, grazie di cuore, non me l'aspettavo. Però ci ha raccontato che sono stati i nipotini a volerla far iscrivere, e giustamente, perché poi ha vinto, insomma. È veramente una bellezza, diciamo, antica, portamento regale, quindi è molto meritata questo attestato. Allora, poi abbiamo, procedendo, anche la nostra Marilena, con cui abbiamo condotto la serata. E Marilena, allora, un'emozione stare qui, no? In questo bell'evento. Sì, perché sono anche calabrese, quindi insomma la mia emozione è doppia, non solo condurre ma anche riuscire attraverso queste iniziative a portare alto il nome della Calabria nel rispetto delle tradizioni, della bellezza, dell'arte e soprattutto della cultura, perché noi di cultura ne abbiamo tantissima. Vero, vero. E adesso ovviamente Pino Bruzzese con la sua Unicram, presidente. Eh sì, è chiaro, sono felice, sono contentissimo stasera, perché abbiamo portato la terza edizione qui a Condoianni, in un borgo fantastico. E, come dire, giusto mi rilascio a quello che dice Marilena, siamo davvero una squadra che teniamo nel nostro cuore la Calabria, che mandiamo avanti e facciamo capire realmente al mondo intero che la Calabria era la Calabria della nobiltà, la Calabria del benessere. E che cosa devo dire altro? Sono contento e felice della serata. E come al solito, grande successo per i tuoi abiti e quelli di René, che ovviamente ha confezionato come stilista sarta dell'epoca questo bellissimo evento. Però direi di far concludere un saluto anche alla nostra mascotte, la nostra Carlotta, che vuole subito indossare un abito che ha scelto tra tutti gli abiti che hai visto. E quindi, Carlotta, ti è piaciuto la sfilata? Sì, mi è piaciuto tanto. Bene, che carina. Bene, allora la vedremo prossimamente anche lei sfilare. E allora grazie al sindaco ancora, grazie alla regione che ha permesso, anche contribuito a realizzare questo bel evento. Grazie. Grazie naturalmente a voi, che avete condotto in maniera egregia l'intera serata, dandoci e regalandoci naturalmente tutte quelle che sono le emozioni nate da questo evento. Grazie sindaco, grazie. Mattatore della serata, Gigi Miseferi, insomma, sempre tantissima energia, tantissima bravura, studio, preparazione, ma anche molta spontaneità. Questa calabresità che ti hai dentro, che poi viene fuori proprio nelle piazze, anche calabresi, ma in tutta Italia. Ti ringrazio, supportato notevolmente anche da te, insomma, quindi è fondamentale. Il fatto di trovarsi sempre a giocare in casa ovviamente aumenta quelle sono le responsabilità. Poi ovviamente avverto questo calore, avverto questa voglia di rivincita e rivalsa di questa straordinaria terra, che conserva le cose incredibili che sto raccontando in televisione in questo periodo con una serie di appuntamenti, e quindi questo mi fa immensamente piacere. Grande partecipazione, grande calore. E soprattutto questa sera c'è stata, lo posso dire, di questa meravigliosa vittoria di questa diversamente giovane, perché era importante come si indossava un abito d'epoca, e l'ha fatto in modo eccelso la vincitrice. Detto questo, è stata una serata veramente all'insegna, come dicevi tu, dell'allegria, della musica, della partecipazione e quindi dello stare insieme, perché ormai la gente dopo 2 anni di cattività ha bisogno di respirare, quindi tantissime occasioni vengono offerte sul nostro territorio. Bene.
bene, sempre in tournée, sempre di qua, sempre di là, ogni tanto vieni anche con l'Unicram, con Pino Bruzzese per onorarlo, perché poi lui è veramente un grande artista, con la figlia, con insomma è tutta una famiglia importante. Quello che penso io non fa testo perché sono di parte, ci conosciamo dall'anno zero con Pino, con la sua famiglia, per cui per me giocare veramente all'interno delle mura domestiche ogni qualvolta collaboriamo è veramente un meccanismo perfetto, sarei quasi un orologio che si muove attorno a quelle che sono le varie manifestazioni con tanti collaboratori, è veramente un lavoro perfetto, da pit stop un po' come la Formula 1 a quello che è la manutenzione degli abiti, per cui è sempre uno spettacolo vedere sfilare tutto ciò che sono le creazioni di stile d'epoca. Benissimo, grazie a Gigi, un saluto alla Calabria. Ma calabresemente vi abbraccio e vi bacio. Aspetta, si pulisce qualche parte. Ciao. Grazie. La maglietta, vedete la maglietta che hanno, che copre fino alle gambe. La maglietta non permetteva alla spada di arrivare fino alla carne. Il famoso duello che poi la Chiesa ha proibito dal 1200 in poi, si trasforma nel torneo d'arme più pacifico. Praticamente i due che si scontravano decidevano l'arma con cui combattere, il posto in cui combattere e i padrini, nonché gli scudieri, che al seguito loro testimoniavano chi dei due aveva combattuto con onore oppure no. Il duello si poteva concludere al primo sangue, cioè quando c'era la prima ferita, va bene? Oppure all'ultimo sangue, quando l'altro non si arrendeva. Ve lo dico, ve lo anticipo già, ai tempi nessuno si arrendeva, perché era un enorme disonore arrendersi. Quindi molto spesso si finiva all'ultimo sangue. Un combattente che sapeva che la sua vita era votata a questo doveva necessariamente essere preparatissimo al combattimento, va bene? Immaginate voi di dover andare ogni giorno magari in ufficio, in falegnameria e sapere che se non fate bene quel lavoro ci restate secchi, va bene? Quindi ogni giorno, quindi l'addestramento doveva essere necessariamente molto intenso e particolare. Quelli che adesso state vedendo, adesso il combattimento, venivano deviate dalla piastra che è liscia, vedete? Non valido. Testa, 3-2, primo atta Demetrio. Gamba. Doppio, niente. 4-3. Gamba, 4-4. Braccio, 5-4, 6-4. Sei, cinque. Validi, non validi. Non valido. Testa, 7-5. Non valido, 30 secondi, forza, primo round. Bene, 7-6. Otto, sei. Rapidi. 8-7, 20 secondi.